dal Consiglio regionale 2 milioni di euro per iniziative promosse dai comuni a favore dei giovani. Terme di Montecatini si va verso il concordato in bianco. Presentato il volume di Alfredo De Girolamo che ripercorre la storia dei giusti della Toscana che salvarono la vita di molti ebrei. Il consiglio per i giovani. Coinvolgere i giovani e stimolare il loro senso di appartenenza alla comunità è l'obiettivo principale della proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che prevede uno stanziamento complessivo di circa 2 milioni di euro. Tanti campi di intervento, dalla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, alla promozione e realizzazione di spettacoli, eventi, festival e concerti. Ma è prevista anche la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile e sono stanziati contributi per la valorizzazione di aree verde pubbliche e realizzazione di parchi giochi inclusivi. L'obiettivo, ha sottolineato la Presidente della Commissione Istruzione e Cultura, Cristina Giachi, illustrando l'atto all'Aula, è di promuovere iniziative che consentano alle nuove generazioni di ritrovare coesione sociale, partecipando come soggetti attivi a progetti dei comuni cofinanziati dal Consiglio regionale. Per il cofinanziamento è previsto il limite massimo di 15.000 euro per ogni singolo comune. Abbiamo pensato di destinare una somma importante di 2 milioni ad una serie di attività destinate alle giovani generazioni, cioè ragazzi e le ragazze, bambini e le bambine, che sono i più colpiti in questi due anni di pandemia, colpiti soprattutto in quel sentimento di appartenenza alla collettività che si matura proprio negli anni della preadolescenza e dell'adolescenza. Per noi adulti due anni possono essere una parentesi in vite lunghe, ma per loro due anni sono un tempo lunghissimo nel quale ci si struttura come individui, si strutturano le relazioni più importanti. Ecco, la pandemia li ha fortemente penalizzati e ha pregiudicato il senso di appartenenza ad una comunità di cittadini e cittadine. Noi vorremmo che con attività culturali, sostegno all'educazione civica, progetti di inclusione, anche corrispondenti ad investimenti in parchi e giochi inclusivi per i comuni, si potesse sollecitare e far sentire una voce che fortemente richiama al fatto che intorno a loro c'è una comunità che li pensa, che li custodisce e nella quale sono inseriti. La vicepresidente della Commissione, Luciana Bartolini, ha sottolineato il voto all'unanimità per questo atto in Commissione. Per favorire l'aggregazione giovanile, e questo in parte riservato a giovani sotto i 35 anni, si è pensato appunto a questi aiuti da dare sia per la street art che per aggregazioni giovanili anche autogestite che possono riunirsi in edifici pubblici, oppure anche all'articolo 7 di questa proposta di legge si parla di progetti di educazione civica. Il vicepresidente Stefano Scaramelli ha ringraziato tutti i colleghi per un testo che è un'ottima sintesi arrivata anche dopo un acceso dibattito. L'autogestione e la riappropriazione delle loro relazioni sono fondamentali per i più giovani, che soffrono più di altri anche in maniera silenziosa questo periodo di pandemia, ha detto Scaramelli. È una legge importante che utilizza fondi della Regione Toscana, del Consiglio, per dare un'opportunità ai giovani per creare spazi di forme di aggregazione loro e autonoma, una forma di socialità. Era opportuno dare un'opportunità a tanti ragazzi che in questi anni hanno sofferto della pandemia, hanno sofferto della impossibilità di avere una relazione sociale. Questa è una legge che consente alla loro fantasia, alla loro progettualità di diventare e di approparsi di luoghi pubblici, delle loro relazioni, in rapporto ai comuni che potranno avanzare delle richieste per partecipare a un bando di 15.000 euro ciascuno, o poi in autonomia al Consiglio regionale mediante una propria azione di promozione nei territori. Il fine sarà mettere insieme i ragazzi, dare loro processi di autogestione, utilizzare spazi pubblici, ma soprattutto rideterminare, rigenerare nuove forme di socialità e di aggregazione. Credo che sia una legge innovativa e importante, che allo stesso tempo può andare anche a finanziare iniziative artistiche, culturali, sociali, di promozione anche musicale, ma essenzialmente il fine ultimo era la volontà dell'Ufficio di Presidenza e oggi anche del Consiglio regionale di mettere insieme i ragazzi. La discussione sulle terme di Montecatini. Per le terme di Montecatini la Giunta regionale darà mandato all'amministratore unico di avviare tutte le azioni volte alla necessità di preservare il patrimonio societario per la tutela dei creditori e del territorio, quali la presentazione di un'istanza di concordato preventivo cosiddetto in bianco, funzionale alla predisposizione di un piano concordatario in tempi congrui al fine di limitare la perdita di liquidità.
E questa è la posizione della Regione Toscana, così come l'ha espressa l'assessore Stefano Scioffo, che coordina le partecipazioni regionali sulle tematiche economico-finanziarie nella comunicazione svolta in Consiglio regionale. Per l'assessore ciò che va scongiurato è il pericolo di fallimento della società, anche superando la necessità della messa in liquidazione espressa negli atti regionali. Il concordato potrà quindi prevedere anche la cessione dei rami d'azienda funzionali all'esercizio dell'attività termale, eventualmente preceduti da un affitto dell'azienda stessa. La presentazione della domanda di concordato, infatti, consente di azionare tutte quelle cautele previste nella legge di conservazione del patrimonio dalle azioni dei creditori per tutto il periodo concesso dal Tribunale per la predisposizione del piano concordatario. Dar seguito all'impegno di acquistare lo stabilimento termale Tettuccio nel più breve tempo possibile è quanto richiesto da una proposta di risoluzione illustrata dalla prima firmataria Luciana Bartolini. La risoluzione è stata respinta dall'Aula. Centrodestra chiede che sia avviato un concordato. Per avviare un concordato però occorrono delle basi solide. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il Tettuccio, uno stabilimento di valore storico-architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Maier e altre strutture. E noi ci sembra che l'acquisto del Tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della Regione Toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini in generale, anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO, come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana. Quindi ci sembra appunto che politicamente potrebbero, se volessero, fare questa acquisizione. Inoltre c'è da dire che se non lo facessero si andrebbe veramente al fallimento, ma non solo Montecatini, ma tutta la Val di Nievole. Inoltre terrò a dire alla Giunta che in tutti questi anni mai hanno fatto niente per le città termali, cioè Regione Toscana manca una politica sulle città termali. Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo per chiedere che, caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie, proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere, tra le altre, anche alla procedura di concordato, la Regione dia seguito alle promesse fatte, le ultime, dal Presidente Gianni nel 2020 ed acquisti il Tettuccio. Sarebbe una operazione straordinaria, all'interno naturalmente di un piano più complessivo, che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine, che rimetterebbe sostanzialmente conti a posto, chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi, che sono stati, come sapete, recentemente riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. A confermare le motivazioni del voto contrario del Partito Democratico è stata la consigliera Fratoni. L'acquisto resta un'opzione, ma non è l'unica. Il contesto è cambiato, la volontà della maggioranza non è comunque distante, occorre avviare riflessioni, ha detto Fratoni. Oggi abbiamo preso atto della comunicazione che l'assessore ci ha fatto, rendendo il Consiglio edotto del fatto che è intervenuta un'istanza di fallimento e quindi cambia anche lo scenario, per cui è necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del Tettuccio e di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura e siccome sono intervenute anche interessi vari, come quello la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune, quindi non dando noi soluzioni e ricette, ma lasciando che la Giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner la strada migliore da seguire, ripeto, per garantire
che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo, venga conseguita, venga garantita, ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la Regione avrà. Il consigliere ha respinto anche la proposta di risoluzione avanzata dal Movimento 5 Stelle, prima firmataria Silvia Nofri, con la quale si intendeva chiedere urgentemente al governo un tavolo fra rappresentanti della Regione, il Comune e i ministeri competenti, Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti per concordare un piano di salvataggio. La posizione nostra è di forte critica, perché si arriva oggi a una non soluzione dopo anni di crisi non affrontate. La politica non si è dimostrata capace di gestire una situazione difficile, non ha avuto una visione imprenditoriale, ma non ha nemmeno saputo affidarsi a delle persone capaci di risolvere il problema. E quindi ci siamo trovati di fronte negli anni ad affrontare offerte di società non meglio identificate, di offerte irrevocabili d'acquisto senza nemmeno l'assegno allegato, e non si capisce veramente come si continui a procedere su questa linea. Il problema grosso è che intorno alle terme di Montecatini è legata alla produttività e all'economia di un'intera città, di un intero territorio, e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della Regione Toscana, che tra l'altro noi pensavamo nel frattempo, da quando c'è stata l'audizione in commissione controllo dell'assessore Cioffo, si fosse mosso anche sui tavoli governativi. Invece oggi nella relazione dell'assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento, di un contatto con il governo. Il libro dei giusti. In occasione del giorno della memoria è stato presentato il libro di Alfredo De Girolamo Chi salva una vita, in memoria dei giusti toscani, edito dall'Assemblea Legislativa Toscana. Il volume racconta le storie dei toscani che hanno salvato vite di ebrei nella nostra regione durante gli anni cupi delle deportazioni e dello sterminio. Bisogna anche saper guardare a quello che molti italiani, molti toscani hanno fatto in quei due anni terribili tra il 43 e il 45, quando decisero di non essere indifferenti, di non voltare la faccia dall'altra parte. Parliamo di 150 toscani, sono tanti, e altri ancora, diciamo, non sono riusciti ad avere questo, a essere insigniti da Yad Vashem dell'onorificenza di giusto. Ecco, in una giornata come questa ricordare vuol dire anche guardare al futuro e quindi alla memoria. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui, terribili, di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che hanno deciso, che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Fossero stati ebrei o altro, secondo me era poco indifferente, perché quando dentro si sente e si ha un valore come questo, ieri può aiutare qualcuno, domani può aiutare qualche altro, e nello stesso tempo decidere di vivere in un paese dove ci sia la democrazia e dove ci sia il rispetto degli altri. Qui parliamo dei giusti, cioè coloro che hanno ridotto, diciamolo così, il numero dei deportati. Gli ebrei in Italia furono deportati in 8.000, pensate, su 47.000, questa era la comunità ebraica italiana, 8.000, di questi ne tornarono 10%, forse anche meno, poi alcuni morirono dopo per quello che avevano subito. Quindi se non ci fossero stati giusti, quelli 8.000 erano sicuramente di più. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, ha portato la sua esperienza personale, partendo da Terontola, dove Gino Bartali si muoveva per andare ad Assisi a portare salvacondotti con la scusa di allenarsi. Bartali partiva per andare ad Assisi, ed è stato bene ricordato nel corso della seduta del Consiglio solenne quello che ha fatto Gino Bartali per salvare tante vite, partendo appunto dalla mia Terontola e approfittando del fatto che diceva di doversi allenare, no? Quindi portava questi salvacondotti fino ad Assisi. Questa è la storia anche della mia Cortona. Nel tempo sono stato legato a figure come Ivo Faltoni, che è stato meccanico
di Gino Bartali, che tanto si è speso per ricordare. La memoria va concretizzata. Personalmente io ho cercato di concretizzare la memoria andando anche personalmente ad Auschwitz con il treno della memoria. È stata una delle esperienze più toccanti della mia vita. Credo che tutti dovremmo andare ad Auschwitz, perché la memoria non è semplicemente un ricordare in una giornata, ma è cercare di capire bene quello che è stato e che non deve più essere. Questo libro è una testimonianza di persone che hanno salvato altre persone e chi lo legge deve farne tesoro prendendoli come esempi, ha concluso il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. La Toscana è terra di diritti, ma è terra di storie, è terra di uomini che, come giusti, hanno salvato altre vite. Essere giusto vuol dire riuscire a dare il proprio contributo di giustizia in una società dove l'intolleranza e l'odio molte volte determinano la morte di tante persone. Non c'è non c'è tirannia, non c'è dittatura, non c'è elemento che abbia poi portato a una guerra. Soltanto la giustizia è il vero, diciamo, vaccino al cospetto di queste grandi forme di violenza che l'uomo è stato in grado di compiere nei confronti di altri uomini. Per questo libro è una testimonianza di persone che hanno salvato altre persone e dove le persone non sono solamente numeri, ma sono appunto delle persone, delle vite, dove le persone possono a questo punto anche rispecchiarsi e prendere come modello.